Buonasera da Rimini, dai padiglioni della Fiera, dalla 35esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, che è giunto ormai alle sue fasi finali. Ricordo il titolo del meeting: verso le periferie del mondo e dell'esistenza, il destino non ha lasciato solo l'uomo. Lo ricordo perché anche oggi apriamo una finestra sul meeting e apriamo una finestra su questo titolo, incontrando alcuni altri protagonisti del meeting. Oggi siamo all'interno di un'area sulla quale si affacciano diverse opere sociali, alcune le incontreremo in questi 30 minuti che passeremo insieme. Iniziamo subito con i ragazzi dell'imprevisto. L'anno scorso erano stati grandi protagonisti al meeting con una delle mostre più visitate, quest'anno lo sono ancora e lo sono anche con un libro che Silvio Cattarina ha in mano, si intitola Un fuoco sempre acceso. È un libro da lui scritto che racconta la loro vita, la loro esperienza quotidiana. Chi sono? Che cos'è l'imprevisto, Silvio? L'imprevisto è una serie di comunità terapeutiche, accogliamo ragazzi minorenni, devianti e tossicodipendenti, e con loro tentiamo il più possibile di fare un cammino di recupero, di rinascita, di risorgimento, di riscossa della vita. Tentiamo insieme ai nostri ragazzi di incontrare una grande cosa, una grande chiamata, un grande compito nella vita, affinché sia possibile anche lasciare le cose brutte, le cose cattive di un tempo. Il titolo del meeting di quest'anno, questo riferimento alle periferie, il Papa nel suo messaggio ha scritto a tutti noi che siamo al meeting che si devono abbracciare le periferie. Cosa vuol dire per te? Per me vuol dire abbracciare tutto il bene, tutto l'amore che c'è nel mondo, nella vita, ed è la fatica che stanno facendo i nostri ragazzi. È vero che i nostri ragazzi hanno passato tante prove brutte e negative, ma nello stesso tempo la vita offre sempre grandi possibilità, grandi opportunità. Se Dio ti toglie qualcosa, subito, immediatamente ti dà molto di più. È questo molto di più che i nostri ragazzi non sanno vedere, non sanno prendere. Questa per noi è la grande periferia dell'anima, del cuore dell'uomo. So che avete incontrato nei giorni scorsi, tra i tanti personaggi del meeting, anche Rose, la amica infermiera ugandese, amica del meeting, amica di tanti di noi e di tanti di voi. Io l'ho incontrata ieri e quando le ho chiesto ma qual è la tua periferia, lei mi ha risposto: la prima periferia sono io. Sì, appunto, è il nostro cuore, il nostro intimo, insomma tutto il desiderio di vita che noi abbiamo, quella è la grande periferia, e noi desideriamo appunto insieme ai nostri ragazzi incontrare questa grande cosa, questa grande chiamata, questa grande responsabilità, questo compito per cui spendere la vita. L'uomo sta male quando non conosce quale e quanta è la sua vocazione, a quale grande cosa è chiamato. Un fuoco sempre acceso è il titolo del libro. Qual è questo fuoco? Il fuoco ultimamente è Dio, è Cristo, no? Questa grande possibilità di amore, di donazione verso gli altri. Questo, anche se siamo stati sfortunati come i miei ragazzi, anche se abbiamo avuto tanto dolore, ma appunto si può incontrare tanto amore, si può dare tanto, si può fare tanto del bene. Allora incontriamoli, ragazzi, venite avanti voi adesso. Paolo Cevoli, nella postfazione del libro, scrive una frase che mi ha colpito: avete una cosa in cui vi somigliate, una cosa in comune, gli occhi. Cevoli scrive: sono occhi affamati, sempre aperti. Ma affamati di che cosa? Come ti chiami? Anastasia. Affamati di cosa? Beh, per me quello che ricerco nei miei occhi, che ricerco io comunque, è un rapporto, no? Con qualcuno che mi indica la cosa giusta per me, no? Perché quello che ho visto io in comunità è che magari molte volte è faticoso e difficile andare dietro a qualcuno che ti dice cose che magari tu non vuoi, no? Però è la cosa che mi ha fatto cambiare e che mi ha portato qua. Ti chiami? Silvia. E per te, Silvia, i tuoi occhi di che cosa sono affamati? Di vita e sicuramente di un grande desiderio. E questo desiderio io prima, diciamo che lo vedevo un po' spento per la vita che facevo, però adesso comunque sia grazie alla comunità mi si è riacceso e quindi ho ricominciato a sperare e voglio un futuro sempre più bello per me, per questo ho gli occhi sempre aperti. Voglio anche un ragazzo, vieni avanti, come ti chiami? Omar. Omar, e i tuoi occhi di che cosa sono affamati? Girati un poco di più verso la telecamera. Io penso che sono affamati comunque, cioè, di una verità, no?
che comunque io penso che tutti noi ci siamo sempre portati dietro e che non è una sfiga quella che abbiamo vissuto, ma appunto è stato un mezzo per arrivare fin qua. Quello che hai vissuto può essere addirittura una risorsa buona? Certo, certo. Per aiutarti ad andare un po' più in fondo di questa fame di verità. Certo, ma non è solo per noi, eh. Come dice Silvio, è per tutto il mondo. L'amicizia di Gesù che per Giuda arriva fino in fondo. Gesù è fedele nell'amicizia con Giuda fino alla fine. Però io vorrei di questo parlare con i ragazzi dell'imprevisto, perché secondo me loro sul tema dell'amicizia ci possono aiutare. Come ti chiami? Carolina. Carolina, mi dici chi è per te l'amico? No, per me, cioè, nell'esperienza della comunità ho incontrato veri amici, perché prima era, cioè, le amicizie che avevo prima mi davano valore per il male, no? Mentre quello che ho incontrato sono persone che mi aiutano a tirare fuori quella domanda che io prima con le sostanze chiudevo e che mi accompagnano, no? E che mi accettano anche per i limiti che ho. E questa cosa a me mi fa ricominciare sempre, quindi è una cosa che, cioè, incontro ogni momento, ogni giorno, capito? E tu ti chiami? Alice. Alice, per te l'amicizia che cos'è? Ma anche io dopo la comunità posso dire che adesso gli amici per me sono quelli che stanno sulla strada come me, nel senso che in una giornata ci sono mille difficoltà e io non ho più bisogno, anche se mi farebbe più comodo, di una carezza, ma piuttosto di un amico che mi dice: oh, guarda, io ho fatto così, tu prova a fare come me, perché per me è servita sta cosa qua. Per cui penso che per me sia chi sta sulla strada con me, un compagno di strada. Un compagno di strada. Tu come ti chiami? Io Giuseppe. Giuseppe, chi è il tuo miglior compagno di strada oggi, il tuo migliore amico? Ma, cioè, dei migliori amici, dei rapporti, dai, no, ne ho ricostruiti tanti, no, dopo la comunità. Cioè, penso la vera amicizia, chi sa indirizzarti verso il meglio per te, no? Che anche magari attraverso, come può essere l'amicizia con i loro operatori, no? Che passa un'amicizia che, cioè, quella che vuole il mio vero bene, no? Che può passare anche attraverso un no o anche cose difficili da accettare, però che so che è la strada migliore per me. Silvio Cattarina, siamo in conclusione di questo nostro incontro di oggi. Il titolo del meeting ha una seconda parte. Verso le periferie il destino non ha lasciato solo l'uomo. Ecco, per concludere, una tua riflessione su questa seconda parte. Cosa vuol dire per te, per voi dell'imprevisto, che il destino non ha lasciato solo l'uomo? Beh, forse, sicuramente questa seconda parte è la più importante, no? Perché ci sono le periferie, c'è tanto bisogno, tanto dolore, tanta sofferenza in giro per il mondo e nel cuore dell'uomo, però Dio veramente, davvero, non ha mai lasciato solo l'uomo. Lo vediamo in mille e mille occasioni. Anche quest'ultima parola, per ritornare su Giuda, che Cristo dice amico, veramente c'è un amico grande, un amico più grande di tutti gli altri amici, e l'amicizia su questa terra rimanda a quest'altro grande amico che veramente non ti abbandona mai. La ricerca dell'uomo, di tutta la vita, di tutti gli uomini, è verso questo amico, qualcuno che ti venga incontro e che ti dica amico. Grazie Silvio, grazie ai ragazzi dell'imprevisto.